edizione del secolo, 4.000 espositori e 1.000 buyers, top buyers a livello internazionale, raddoppiati rispetto all'anno scorso, 68 paesi rappresentati. E siamo la mostra più grande, più bella del mondo, peraltro da un territorio che è il primo produttore nazionale di vini e l'Italia è il primo produttore mondiale. Una filiera strategica per il paese che conta oltre 31 miliardi di euro di fatturato, quasi 8 miliardi di export, 530.000 aziende, 870.000 addetti. Il settore vitivinicolo italiano è un asset importante dell'economia che ha in Vinitaly la sua principale piattaforma di promozione internazionale. Tuttavia anche il Veneto vanta numeri di tutto rispetto. I dati del Veneto sono eclatanti perché basterebbe guardare le esportazioni di vini per dire che noi esportiamo un controvalore di 2 miliardi e 8, il 36% della produzione dell'export nazionale, ma se andiamo a guardare la classifica internazionale vediamo prima la Francia, poi l'Italia, la Spagna, il Veneto con 2 miliardi e 8 e a seguire l'Australia, il Cile e tutti gli altri, il resto del mondo. Alla fine del quarto giorno le presenze complessive sono 93.000, di queste quasi 30.000 sono straniere, registrato più 45% di presenze dagli Stati Uniti e più 116 dall'Asia. Vinitaly si conferma quindi centro di business mondiale con un totale di più 20% di operatori stranieri rispetto all'anno precedente. La promozione che viene fatta da qui è una promozione unica ed è un parterre ormai di altissima qualità, è una fiera di operatori, di cittadini, però sicuramente la fiera che permette di più a operatori e cittadini di avere uno spaccato di cosa sia il mondo del vino.